Ciao a tutti ragazzi, sono Dili, benvenuti e bentornati sull'altro fumetto e benvenuti nello stand della Eris Edizioni qui a Lucca Comics and Games 2019. Siamo venuti un po' a dare fastidio a Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao, ciao a tutti, ciao che, a voi. Come potete vedere non è per niente imbarazzo davanti alla telecamera, è proprio il suo mezzo. Figurati, certo. Sì. Lui nasce youtuber, vende fumetti solo così, per hobby. Diamo un po' un'occhiata alle ultime uscite della Eris Edizioni, quindi non solo alle cose che avete portato, le ultime cose che avete presentato in fiera, ma le cose che sono uscite un po' da settembre in poi. Ok, cosa ci fai vedere? Va bene, allora, la prima uscita, diciamo, autunnale di settembre è In, di Jacopo Starace, che è la settima uscita di Progetto Stigma. Per chi non lo sapesse, Progetto Stigma è un collettivo di fumettisti indipendente che vive al nostro interno e che noi, tra virgolette, produciamo e promuoviamo. Questo, dicevo, appunto, è la settima uscita ed è il primo libro, è l'esordio di Jacopo Starace, che è un giovane fumettista. Ha scritto questo libro che è veramente pazzesco, perché oltre a essere metanarrativo ha una logica di autodistruzione che, dicendovelo, spoilerò un po', ma lo scoprirete meglio leggendolo. Lo potete intuire però dalla quarta di copertina, che appunto la vedete un po' glitchata. Raga, ma dove ho trovato una casa editrice che vi fa anche gli spoiler? La Eris fa tutto, anche gli spoiler. No, ma non è un vero e proprio spoiler, però poi vedrete. È un'anticipazione, questo che si dice quando scappa uno spoiler. È un po' accattivante. Ah, ok. Ci vuoi vedere anche due pagine all'interno, magari? Certo, avete ragione. Sfoglio al contrario. Sì, ma non ci faremmo assolutamente problemi. Ok, allora perfetto, quindi questo ce lo segniamo. Poi Progetto Stigma, appunto, se seguite il canale da un po' abbiamo avuto modo di parlarne più e più volte, sono sempre opere molto, molto accattivanti e molto molto particolari. Ma andiamo avanti, cos'altro ci proponete di bello? Allora, la seconda uscita invece nostra, proprio di Eris autunnale, è The Artist di Anna Haifisch, la prima opera ad arrivare in Italia di questa fumettista tedesca che ha veramente conquistato tutto il mondo proprio con The Artist, che è una serie inizialmente uscita su Vice USA a puntate e che appunto si è conquistata veramente le attenzioni e gli amori dei lettori di tutto il mondo. Lei è stata pubblicata in praticamente tutta Europa. Noi per la sua prima volta, diciamo, in Italia abbiamo deciso di raccogliere in un unico volume The Artist 1 e The Artist 2, che sono usciti separatamente nel resto d'Europa, perché ci sembrava, insomma, il modo giusto per farla conoscere. È un'attrice fantastica, contrariamente da quanto ci si potrebbe aspettare dal titolo, non parla solo di essere artista, sono delle... Diciamo innanzitutto che non è un graphic novel, sono delle strisce, sono degli episodi, quindi ci si deve approcciare in maniera diversa alla lettura di questo libro, ma entrarci dentro veramente ci vuole un secondo, perché il suo mondo è veramente fantastico, passa dall'essere super comico a momenti di poesia, veramente lirismo totali. Questo è quello che si muove a livello internazionale come fumetto indipendente, proprio questo. Anna Haifisch è un punto di congiunzione tra il fumetto indipendente nordamericano e quello che sta accadendo in Europa a livello fumettistico e che noi o altri, insomma, stiamo cercando di spingere da anni. Quindi è veramente bellissimo e anche importante, secondo me, che le persone lo leggano per capire cosa sta succedendo. Ok, quindi anche un metodo per andare oltre i confini, come invece avete fatto anche altre volte, con diverse opere anche che vedremo, e quindi poter osservare anche un po' cosa succede nel fumetto più underground oltre quello italiano. Ma andiamo ancora avanti con Rufolo, che, di cui tra l'altro ho letto il numero 1 al tempo, mi turbò alquanto, non riuscii mai a capire se era comico, ma era disturbante, c'erano questi personaggini tutti gommosi ma un pochino mi turbava, e questa cosa però mi ha molto colpito, cioè il fatto che io comunque continui a ricordarmene non è assolutamente, secondo me, una cosa positiva. Non è positiva? No, è assolutamente positiva, assolutamente. Quanti fumetti te li leggi e poi te li dimentichi? Sono quelli che probabilmente non ti lasciano nulla. Questo mi ha lasciato sicuramente qualcosa, un turbamento interiore e probabilmente mesi di psicanalisi, però qualcosa mi ha lasciato. Guarda, se dici così non vedo l'ora di sapere cosa dici dopo aver letto questo.
Che questo appunto è il secondo libro scritto da Fabio, non è una serie, non è una roba puntata, anche se il personaggio è Rufolo, sono in realtà dei libri che possono essere letti singolarmente. E il secondo libro di Fabio, che già con il primo aveva conquistato veramente, oltre ad aver vinto comunque premi prestigiosi qua in Italia, era stato selezionato per il premio Gran Guinigi, Bilbo il Bullo gli aveva fatto una mostra bellissima, proprio dedicata non solo a Rufolo ma a tutta la sua arte, perché lui si muove su, fa diverse cose, va dall'animazione alla scultura al fumetto, all'illustrazione, quindi è veramente un personaggio a tutto tondo. E, tra l'altro, prima parlavamo di The Artist di Anna Heifisch e di cosa sta succedendo nel mondo del fumetto indipendente a livello internazionale. Fabio è una catena, è un anello di questa catena, assolutamente. E, non a caso durante questi giorni, domani c'è un incontro che vedrà protagonisti sia Anna Heifisch che Fabio Tonetto, perché anche se sono diversissimi come stile, ma la loro poetica è molto simile. Allora approfittiamo per vedere un po' anche questo, certo, questo stile, intanto che chiacchieriamo. Ripeto, anche a me aveva colpito veramente tanto, perché era una roba minimale, toccante, delicata in alcuni punti, ma aveva in alcuni momenti abbastanza, che turbavamo, perché andavano a toccare alcune corde molto, alcuni nervi scoperti dell'uomo in generale, dell'esistenza, che detto così sembra che sto vendendo aria fritta, lo so, però mi aveva colpito veramente tanto. Infatti sono molto curioso di sapere come sarà questo secondo volume. E arriviamo a un fumettone, lungi da me assolutamente screditare gli altri, ma questo mi ha colpito un sacco. Ho letto il numero 1, non vedo l'ora di leggere il numero 2. E che cos'è questo fumetto? È dei Soviet, atto secondo. Mi verrebbe un po' da dire grazie al cazzo, però non lo farò perché siamo un canale family friendly. No, allora, è l'atto secondo e conclusivo di dei Soviet, come dicevi appunto, questa miniserie che abbiamo iniziato a inizio 2019, che il secondo numero è uscito adesso a metà ottobre. È la serie creata da Ale Scott e Daniel Zezeli per Image Comics, quindi uscita negli Stati Uniti per Image Comics. E cosa si può dire? È la serie che meglio parla dei nostri giorni, nel senso dell'odio, della rabbia che proviamo nei nostri giorni, insomma, con la situazione politica non solo ovviamente italiana, perché non è ambientata in Italia, è ambientata negli Stati Uniti, ma è una situazione politica che in realtà è abbastanza diffusa in diversi paesi in Occidente. E dei Soviet parla proprio di questo, degli Stati Uniti del 2022, quindi non troppo lontani da noi, in cui la supremazia bianca è al potere e ci sono delle persone che cercano di combattere questo potere, di resistere a questo potere. E Alex e Daniel sono riusciti a scrivere veramente, a realizzare una storia incredibile, che a metterci una quantità di amore spropositata in una storia di odio. Io concluderei dicendo questo. Guarda, concordo perfettamente, di questo appunto posso dire qualcosa in più, perché ho letto da poco il primo volume, mi ha veramente toccato, perché è un thriller, ma thriller è un po', lo sminuisce, cioè non è solamente un thriller, perché c'è veramente molto di più, è molto più intensa, ha dei disegni meravigliosi, quindi tra l'altro diamo un'occhiata anche a questi disegni, ha dei disegni secondo me fantastici, gioca tantissimo, è molto bene coi colori, ed è proprio una storia intensa, non sai mai dove vada a parare, non sai mai bene da che parte schierarti, sì, ma fino a un certo punto, perché senti che c'è qualcosa che non ti viene rivelato e che probabilmente a questo punto immagino scopriremo in questo secondo e ultimo volume, perché ricordiamo, questa è la seconda e ultima parte di questa, di quest'opera. Poi veniamo invece alle anteprime che portiamo a Lucca, una delle più attese, cioè in realtà sono due, quindi sono tutte e due attese, cosa sto dicendo? Allora. Ma puoi ridirlo anche dopo, la gente ha poca memoria, puoi anche ridire dopo, la più attesa è quella dopo, ma sì. Allora, Prison Pit, finalmente l'edizione integrale, traduzione in Italia, di Prison Pit, un cult dell'underground del fumetto americano, pubblicato appunto negli Stati Uniti da Fantagraphics in 6 volumi originariamente. Noi abbiamo deciso di portarlo in Italia in questa edizione che raccoglie tutti e 6 volumi, quindi un'edizione unica ed è un tomone gigantesco. Cosa dire di questo fumetto? È veramente super truculento, si picchiano in continuazione, è super volgare, è veramente quello che si definisce underground, quindi dovete veramente aspettarvi il peggio, ed è giusto che sia così.
È un libro che tra l'altro ha lasciato un seguito enorme in una generazione di fumettisti, motivo per cui a uno di questi abbiamo chiesto di realizzare una roba particolare in occasione di Lucca. Sto parlando di Spugna, che è un fan sfegatato di Prison Pit, e gli abbiamo chiesto di fare questa sovracoperta di Prison Pit, che abbiamo fatto in tiratura limitata di 250 copie proprio per Lucca. Insomma, Spugna ha tributato Johnny Ryan con questa bellissima sovracoperta, che appunto adesso vendiamo qui a Lucca, ma tornati da Lucca daremo indicazioni per poterla avere anche per chi invece a Lucca non ci poteva essere. Ok, quindi se per caso non siete a Lucca ma vi interessa comunque la variant, seguite i vari social della Eris, che vi daranno maggiori informazioni. Vi faranno sapere. Andiamo a vedere sull'ennesima opera migliore della carrellata, che è l'ultima, e che anche questa in anteprima, il nuovo libro di Nicolas de Crécy. Nicolas de Crécy è uno appunto dei nostri autori forse più conosciuti, che ormai portiamo avanti veramente da anni. Questo è davvero la sua ultima creazione, nel senso che è uscito in Francia a settembre. È un libro che uscirà in due volumi, questo è il primo, il secondo uscirà nel 2020, ed è una storia questa volta autobiografica, quindi a differenza degli altri suoi libri in cui il fantastico e il visionario la faceva da padrone, questa è una storia autobiografica in cui lui racconta un viaggio che ha fatto ventenne con suo cugino, con una vecchia scassata Visa Citroën, partendo dalla Francia e arrivando in Turchia. Quindi ci racconta di un'Europa come noi non la conosciamo più, quindi un'Europa con le frontiere, un'Europa divisa dai muri, un'Europa divisa dai due blocchi, il blocco occidentale e il blocco, diciamo, dell'est. E ovviamente si legge dietro questa visione che De Crécy dà di un'Europa degli anni Ottanta, appena post Chernobyl, c'è una lettura stupenda dell'Europa di oggi, di quello che sta succedendo oggi. Ovviamente Nicolas non poteva risparmiarsi dal dare una lettura dell'oggi come solo lui sa fare. E questo è appunto in anteprima, uscirà sia questo che Prison Pit il 12 novembre in libreria. Tra l'altro, mentre ci mostri qualche disegno, io posso dire che De Crécy è uno di quelli che mi ha fatto amare il fumetto muto con Prosopopus. È stato uno dei primi fumetti muti che ho letto e ho apprezzato tantissimo, perché i suoi disegni sono qualcosa di allucinante. E come disse allora, veramente ogni sua tavola me la appenderei al muro, perché ogni tavola è veramente un quadro. È allucinante, il suo tratto mi colpisce un sacco e le sue storie hanno veramente un impatto e una forza devastanti, quindi sono molto curioso anche di leggere questa sua nuova e recente opera, che appunto arriva virtualmente dal passato per insegnarci il futuro, così per fare un po' di YouTube per il sociale, una cosa del genere. Allora, io ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato, anche perché i ragazzi qua si stanno facendo il proverbiale buco di culo, c'è un sacco di gente, giustamente, e Lucca Comics una volta all'anno ci tocca. È bello anche per questo, quindi io torno a farmi tranquillamente gli affari miei mentre loro tornano a lavorare. Ti ringrazio ancora grazie per la pazienza te, e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.